Salve amici della Caravan, benvenuti a una nuova puntata di Camper Espresso. Oggi vi presento il Mobilvetta furgonato, il primo della serie Mobilvetta, l'Admiral K6.5, furgonato da 6,36 m, come si può vedere, con il letto posteriore regolabile in altezza che poi vi mostrerò. Questo mezzo presenta già una buonissima dotazione di serie, tra i quali troviamo i cerchi in lega da 16 con gomme 4 stagioni invernali fatte apposta per tutto l'anno, le finestre S7 filo parete, di serie si trova anche il led esterno sul portellone con la funzione di sgocciolatoio, oltre al tendalino e al pannello solare che si trova sul tetto. Per quanto riguarda la parte frontale, i fari sono in questo caso full led, è un optional, e il muso con lo skid plate e le lamelle dello spoiler completamente nere. E nel pacchetto Grand Tour, che è un pacchetto compreso già nel mezzo, trovate anche lo Skydome anteriore, oltre al panoramico centrale che poi vi mostro. Esternamente sempre troviamo lo scarico della combi a gasolio, perché questo modello ha già di serie la combi 4 diesel, la K7WC da questo lato, mentre nella parte posteriore troviamo già la telecamera, che è posizionata nel terzo stop, che fa sempre parte del pacchetto Grand Tour. Ora salite con me che vi mostro la parte interna. Benvenuti all'interno di questo salotto, dove troviamo la tappezzeria completamente in ecopelle, disponibile in due versioni, in questo caso è la Comfort Grey, ma è disponibile anche in Supreme, che è un colore completamente bianco. Il tavolo è componibile in tre pezzi, dove c'è questo pezzo che si può alzare in caso ci sia un seggiolino o qualcosa che dà ingombro, e la prolunga chiaramente per mangiare anche dal lato passeggero. Ok? Per quanto riguarda la parte centraline, qui sopra troviamo l'accendina chiave tutto touch, dove si possono comandare le varie luci, e la pompa dell'acqua e controllare i vari livelli di serbatoi e batterie. Inoltre questo mezzo ha dedicato una centralina solo per le zone luci, dove si può spegnere e accendere tutto quanto. Nella parte centrale invece si trova il comando, come vi dicevo, della combi gasolio. In questo caso nel pacchetto Arctic si può ordinare la combi diesel elettrica, come si può vedere dal simbolo qui. Nella parte cabina, già di serie nel mezzo di tutti i modelli, troviamo gli oscuranti plissettati sia per la parte frontale che le parti laterali e le rifiniture del cruscotto cromo. Inoltre di serie ci sono già il volante, il cambio in pelle e i comandi al volante. In questo modello specifico inoltre troviamo il cambio automatico, la radio 10 pollici con navigatore integrato, clima automatico e piastra wireless di ricarica, oltre ai sensori di retromarcia, tutti accessori optional. Nella zona cucina troviamo un lavello a scomparsa, vado semplicemente a slittare la parte superiore per usufruire del lavello. Il piano cucina è già dotato di tagliere di serie. Inoltre nella parte sottostante troviamo un carrello estraibile molto comodo, illuminato, per stivare quello che si vuole. La cucina è provvista di due fornelli già con piezo elettrico integrato, tre cassettoni porta posate e porta pentole, mentre il frigorifero è modello a compressore da 90 litri. Chicca di questo mezzo è il bagno, poiché messo in questa conformazione è molto comodo per andare chiaramente al gabinetto, mentre per una doccia basta premere la parete, che è traslabile di 90 gradi, nella quale si recupera poi il vano doccia. Ma ciò che contraddistingue veramente il modello K6.5 è la zona posteriore. Prima di tutto abbiamo 6 mobiletti nella parte alta, 2 a sinistra, 2 a destra e 2 posteriori, 2 finestre molto ampie ai lati oltre alle 2 posteriori, le plafoniere sono dotate di doppia presa USB sia nel lato sinistro che nel lato destro, casse posteriori comandabili con la radio della cabina, ma la chicca è il letto, dimensioni 2 metri per 2 metri, regolabile in altezza, sia con un comando anteriore che con un comando posteriore. Una volta alzato il letto, come si può vedere, lo stivaggio è molto ampio, sia per caricare una moto oppure delle biciclette. Infatti per questo motivo il garage è già dotato di una base in alluminio mandorlato e una rampa per il carico delle moto. Nel lato sinistro troviamo già il serbatoio dell'acqua conformato col passaruoto, 100 litri di autonomia, l'interruttore per i led sotto il letto e una presa 220 predisposta per caricare le bici elettriche.
Nella zona destra invece, molto importante, abbiamo il vano della batteria con cavi già predisposti per l'installazione della batteria al litio, come in questo caso. Più posteriormente ancora troviamo il vano bombole, dove si possono attivare due bombole da 10 kg. Ultima chicca, nel mezzo è già di serie presente la doccia esterna miscelata calda fredda. Bene amici, questo è l'Admiral K6.5, spero vi sia piaciuto e vi aspetto in una nuova puntata di Camper Espresso.